I siti web. Sappiamo che tutto per il bambino, Michelino, 4 anni, è cominciato durante una vacanza in Egitto. Dopo un periodo nel quale la febbre non si abbassava, la madre si è affidata ad un medico che ha suggerito di fare al piccolo una puntura. Una vera e propria disgrazia è ciò che si è verificato dopo. Il bambino, dopo un urlo di dolore, ha perso la sensibilità delle gambe e si è mostrato incapace di camminare. Il popolare volto Mediaset ha aggiunto: un dolore, così solo una mamma lo può capire, il danno fatto è permanente e l'unica cosa che possiamo fare è un intervento che però ha una riuscita massima del 60% e non è sicura. Mio figlio dovrà portare il tutore per sempre. Quello che Paola Caruso sta vivendo è un autentico dramma, per il quale prova forti sensi di colpa. Era sano? Era completamente sano, io non riesco a perdonarmi quel giorno che dissi sì a quella puntura del medico. Come faccio a spiegargli che dovrà portare il tutore per sempre? Soffro in una maniera indescrivibile. Lui sta pagando una cosa che ho deciso. Ora Michele è psicologicamente indurito. Ha 4 anni, è già provato dalla vita. Non è spensierato. La vicenda ha scosso profondamente anche Silvia Toffanin, incapace come la Caruso di trattenere le lacrime durante il duro racconto.